nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera, ore 21 e un minuto, bentornati a Replay. Si torna in clima campionato, si resta in clima calcio mercato, ovviamente saranno gli argomenti di questa sera. Abbiamo titolato per questa puntata di Replay Zeman il ritorno, nel senso sabato inizierà il girone di ritorno di questo campionato di Serie B, il ritorno anche di Zeman a Foggia, lui che creò appunto la Foggia dei Miracoli. Tante notizie di calcio mercato che vi vedremo tra poco, intanto andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata, a partire da Antonio De Leonardis. Buonasera Antonio, ben rivisto. Al suo fianco vado a salutare William Carosella. Buonasera, buonasera William, buonasera. Buon anno anche a te. Grazie. Poi ritrovo con piacere lo psicologo, il dottor Pietro Literio. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Qui alla mia sinistra il dottor Edoardo De Blasio. Buonasera Edoardo, buonasera anche a tutti. Poi Francesco Di Francesco. Salve. Buonasera Francesco. Buonasera. In regia andiamo a salutare Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Un altro lunedì senza partita, ma sarà l'ultimo perché si tornerà a giocare già dalla prossima settimana, però siamo pronti a darvi tante notizie di mercato e vi ricordiamo anche il numero per interagire con noi, il 392-623-7060. A te Enrico. E tra poco Andrea ci sarai da supporto per le notizie che vi stiamo dando, perché oggi è stato il primo giorno all'appoggio del nuovo difensore Andrew Gravion, che la nostra troupe ha ripreso nel primo allenamento. Ecco, tra poco proprio Andrea Costantini ce le commenterà. E poi c'è questa notizia della cessione, che verrà ufficializzata domani mattina, di Hamad Ben Ali al Crotone, oggi l'ultimo allenamento. In pratica Gravion è arrivato ieri sera in città, oggi ha svolto il primo allenamento agli ordini di Zeman, classe 98, mentre Ben Ali finalmente per lui si è raggiunto l'accordo con il Crotone, ha prolungato il contratto con il Pescara fino al 2021 e viene ceduto in prestito, prestito oneroso, la cifra è di 300.000 euro, con diritto di riscatto da parte del Crotone di 1,5 milioni. Queste sono le notizie più vicine alla realtà, perché poi di mercato ci sono tante voci, tante trattative. Allora Andrea, raccontaci questo pomeriggio al Poggio, facendoci vedere proprio le immagini di Gravion, il primo allenamento. Sì. Si parla di un difensore possente a livello fisico, ma l'altezza, perché si parla di 1,90 addirittura, invece siamo sull'1,80. Sì, diciamo subito che sui vari siti si riportano altezze un po' fuori dalla portata reale, perché c'è chi scrive 1,87 m, chi scrive 1,88 m, chi scrive 1,90 m. Siamo sul 1,80 m, poco più. È un difensore sicuramente esplosivo, un giocatore che fa dell'atletismo la parte migliore, un giocatore sicuramente robusto, strutturato. Non è un difensore estremamente alto come può essere un Coda, come può essere uno Stendardo, se vogliamo usare un parametro di riferimento. Non è alto tanto quanto Marco Carraro, che è un giocatore che sfiora il 1,90 m, giocatore appunto rapido. Questo un difensore, solo per precisare, perché non è che conti l'altezza o meno. Assolutamente, ci sono giocatori che non sono altissimi ma sono esplosivi, poi serve un po' tutto in una zona come quella molto delicata, che è la zona centrale della difesa, perché lui è un difensore centrale classe 98, che era stato ceduto
ceduto in estate dall'Inter al Benevento, poi l'Inter ha riacquistato dal Benevento Gravion, che è un giocatore di origine guadalupense, franco guadalupense, e poi l'arrivo a titolo definitivo al Pescara. Queste le prime immagini. Nel pomeriggio la seduta di allenamento che si è tenuta al Poggio, ieri l'arrivo in città, ha fatto conoscenza dunque con Pescara, con la sua nuova realtà, e oggi si è cimentato per la prima volta con i nuovi altre compagni. Immagini, queste sono le più importanti perché sono le ultime immagini di Ben Ali con la casacca del Pescara. L'allenamento di oggi è stato l'ultimo, lo ha confermato anche il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino. Cosa si dicevano Ben Ali e Zeman, Andrea? Beh, da quello che siamo riusciti a capire dal labiale, intanto un momento assolutamente cordiale, un colloquio sereno, anche sorridente, ora vedremo Ben Ali, un'espressione molto molto serena. Da quello che siamo riusciti a comprendere, Ben Ali ha detto a Zeman manca soltanto la firma sul nuovo contratto, perché Ben Ali dopo il prolungamento del contratto sarà ceduto, l'operazione è praticamente fatta, ceduto in prestito oneroso come tu hai detto al Crotone, dopodiché a fine stagione il Crotone potrà esercitare, qualora lo riterrà opportuno, il diritto di riscatto, una cifra che si aggira sui 2 milioni di euro, altrimenti Ben Ali tornerà a Pescara e sarà un giocatore blindato da questo allungamento del contratto, quindi sarà un giocatore di nuovo patrimonio del Pescara, e il Pescara potrà decidere quindi di tenerlo, oppure se avrà mercato cederlo a una cifra sempre considerevole. Ricordiamo, Enrico, che nell'anno della promozione, l'ultima promozione in Serie A del Pescara, Ben Ali fu riscattato dal Palermo per una cifra sul milione di euro, quindi comunque con una cifra complessiva di circa 2 milioni e mezzo di euro il Pescara potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza da 1 milione e mezzo di euro. Quindi, benissimo, ringraziamo i nostri tecnici per queste immagini così in esclusiva, perché c'è la ripresa appunto di Gravion e l'ultima di Ben Ali. Tra poco parleremo di Embalo, ma vorrei subito coinvolgere gli amici in studio. Dopo Ganz parte Ben Ali, è stato un po' il giocatore di cui si è discusso di più in questo girone d'andata. Antonio, cosa ti senti di dire? Meglio così sicuramente per il giocatore che è più contento di giocare probabilmente in una posizione a lui più congeniale. Per il Pescara è una perdita sotto il profilo tecnico? Ma secondo me sì, soprattutto Ben Ali, perché Ganz per la verità non l'abbiamo non l'abbiamo nemmeno potuto vedere, quindi non darei un giudizio, tutto da verificare. Cioè, Ben Ali credo che fosse un giocatore importante per la squadra, non solo per quello che aveva fatto la stagione passata e quella precedente in particolare, perché è un giocatore secondo me di grande talento. Purtroppo entrando in questa squadra non è che fosse... Era un'operazione che forse si doveva fare quest'estate. Sicuramente si doveva fare, io non l'avrei fatta. Visto che Zeman non lo impiega lì. Perché in effetti quello che stesso stiamo vedendo è che quello che è stato fatto in estate pian piano si sta cambiando, perché non dimentichiamo che Pigliacelli e Ganz, che erano state le prime scelte del tecnico, sono stati i primi a partire, voglio dire, quindi già questo. Ben Ali, che pur non giocando, ma probabilmente nel suo ruolo, però ha avuto larghissimo spazio e secondo me ha dato anche un ottimo apporto nonostante la posizione. Quindi è un mercato in questo momento che mi lascia abbastanza perplesso, perché alla fine si sta facendo quasi uno Zeman 3, diciamo, perché l'esperienza di Zeman nasce a febbraio dell'anno scorso, anche quello è stato un lungo periodo di preparazione, purtroppo a vuoto. Queste sono proprio scelte mirate di Zeman, lo chiedo po' a tutti. Secondo me sì. Vorrei capirlo perché io credo che Zeman debba alla fine di questo mercato chiarire, deve essere chiaro, non nelle stanze segrete dare le dimissioni perché la squadra non era quella che voleva lui, eccetera. Adesso deve dirlo a noi, al pubblico, ai tifosi, se è contento o meno, perché se non è contento
tenuto conto del fatto che quest'anno non è riuscito a far digerire, tra virgolette, alla squadra la sua filosofia calcistica, che peraltro nessun allenatore ha mai sposato, nonostante lo chiamino il maestro, io credo che abbia il dovere di dire: bene, mi sta bene questa campagna di rettifica, diciamo, di riparazione, può essere mercato di riparazione, può essere giusto per me, adesso sta a me cercare di far rendere devono la squadra anche arrivare gli elementi che lui ha richiesto. No, io credo che lo debba fare, perché quest'anno ha dato la colpa ai giornalisti, ha umiliato i giocatori dando la colpa ai giocatori stessi, ha dato la colpa alla società, ha dato la colpa a tutti, lui un mea culpa non l'ha mai fatto. Non lo so, a me sembra un po' strano che uno non si renda conto che una certa responsabilità per quanto riguarda il suo operato. Ecco, come si sta delineando questo mercato, Edoardo? Insomma, ripetiamo, in partenza già Pigliacelli, Ganz e Benali, è arrivato finora solo Gravion, tra poco parleremo in maniera più diffusa di Embalo. Come si sta delineando? Cioè, sei d'accordo con William, è un mercato all'insegna delle esigenze del tecnico Zeman? Le esigenze del tecnico tutte in uscita comunque, perché alla fine l'unico giocatore che lui aveva voluto in entrata era Ganz, ma lo ha ripudiato, è stato il primo a essere ripudiato. Poi ha smobilitato il nucleo storico della squadra, perché non ci dimentichiamo che prima di Benali lui ha dato il ben servito a Memushai, cioè ha ritenuto che Memushai non fosse un giocatore. Scusa, Edoardo, Benali l'anno scorso è stato il giocatore da premiare, anche se nessuno ha meritato la sufficienza, però è stato quello che si è impegnato sempre, ha avuto veramente un attaccamento ai colori biancazzurri veramente encomiabile. Stiamo parlando di un giocatore quotato, Zeman non è che abbia avuto parole dopo Perugia, che Benali ci ha evitato di fare una figuraccia di 4-0, si è procurato un rigore, ha fatto fare il gol a Brugman e abbiamo fatto una figura meno barbina. Però voglio dire, il giorno appresso non ha avuto parole di elogio nei confronti di Benali, Zeman. Che vuoi dire con questo? È quello che stavo dicendo. Allora, che Memushai e Benali fossero gli uomini di punta di questa squadra, non ci sono dubbi. Quando noi l'anno scorso siamo retrocessi, però ci avviamo a ricostruire una squadra per la Serie B e dovevamo parlare di quali giocatori, su quali giocatori si poteva comunque contare, Benali e Memushai erano i primi nomi che dicevamo tutti, poi Brugman, poi Zambano, poi Crescenti, ma insomma Zeman invece ha dato il ben servito a questi giocatori, nel senso che se fosse dipeso da lui sarebbero andati via tutti, da lui e da Sebastiani, perché poi Sebastiani è corresponsabile di tutto quello che Zeman sta facendo. Adesso io non credo che Zeman possa fare tutto quello che vuole senza che Sebastiani sia d'accordo con lui. Sebastiani lo ha voluto, lo ha salvato, lo ha mantenuto anche durante un girone di ritorno abbastanza scadente come quello che abbiamo vissuto, continua ad assecondarne le richieste, che ripeto sono prevalentemente richieste in uscita, perché poi non mi sembra che Gravion e quel ragazzo del Palermo, come si chiama? Embalo, siano insomma Cristiano Ronaldo e Messi, voglio dire, sono giocatori, sono riserve di squadre che non hanno mai giocato, del Benevento, ultimo in classifica in Serie A. E però del sono Palermo. Le richieste di Zeman. Sono richieste di Zeman, ma comunque sono dei giocatori che sicuramente oggi come oggi sono molto meno quotati di quelli che sono usciti. Voglio dire, sono andati via giocatori che hanno un curriculum, delle credenziali, un'affidabilità, che però non rientravano nei piani dell'attuale allenatore del Pescara, il quale si è assunto la responsabilità di ritenere che sia più importante il suo modo di giocare che non i giocatori che la società gli mette a disposizione. Ecco, Edoardo, questo voglio chiederti, cioè, qui non stiamo facendo le distinzioni su chi vale di più o chi vale di meno, no. Ci stiamo privando,
certo, giocatori quotati per far arrivare elementi che non vengono, come giustamente ritieni tu, dalle altre società ritenuti dei fuori classe, cioè non sono nemmeno titolari in, in Serie B. No. Adesso sono andati via un portiere, due attaccati, un centrocampista offensivo. Sì. È un centrocampista. A me Benali piace tantissimo, ma non significa niente. Un centravanti ed è arrivato un difensore, quindi parliamo comunque di ruoli diversi, quindi non è dire che è stato tolto Benali, è stato preso al posto di Benali un ragazzo. Quindi è proprio mirata, no? Ce l'abbiamo, è una campagna di trasferimenti mirata. Non so se rendo l'idea. Zeman avrà parlato con il direttore, con il presidente, ha detto possono uscire determinati ruoli ed entrare. Poi stanno in quattro. Io poi non penso che Zeman li ha appesi. Sì, ma questo discorso è stato fatto anche in estate, no? Senza adesso valutare. No, non è che devo, voglio dire, ho capito. Ma è evidente che dopo quella rottura che sembrava insanabile, è il momento in cui c'è stata la riconciliazione, è ovvio che le carte le danno ancora Zeman, se la società lo asseconda, perché fuori di dubbio che il mercato che ci sta proponendo. Non sembra che Sebastiani sia un presidente come devo dire, malleabile, così disposto ad accettare tutto quello che l'allenatore Francesco, guarda, che quello che fa, allora, in estate ci ha provato, cioè quello che sta facendo adesso l'aveva programmato già in estate, perché devono uscire Benali, Zampano, Brugman e via dicendo, voglio dire. Per cui, dopodiché, io per quello ho parlato di terza fase, perché è stata la prima fase, quella che è arrivata, che è stato zero totale, la seconda d'estate. E questa è la terza, diciamo, la terza occasione che la società dà al tecnico, perché è ovvio che probabilmente ci crede pure, perché se no sarebbero dei folli, voglio dire, se a seconda, però quella linea che stanno cercando di portare avanti è questa, è fuori di tutto. Ma è una linea comune o no? Posso dire secondo me sì. Questo? Pietro Literi. No, io ho la sensazione che stiamo dando troppo potere a Zeman, nel senso che secondo me invece ci guadagnano un po' tutti. Ci guadagna la società, ci guadagna Zeman e molto probabilmente speriamo ci guadagnerà pure il gioco. Perché? Perché intanto il Pescara, come dire, dal punto di vista economico e finanziario, riduce i costi e incassa pure. E valorizza anche i suoi giocatori, perché Benali comunque in Serie A verrà valorizzato, no? E in più Zeman ci guadagna nel gioco, perché, come dire, i giocatori già troppo strutturati mentalmente, che non si adattano al suo gioco, li cambia con giocatori più giovani che più facilmente lui può plasmare, beh, diciamo, facilmente, no? Più facilmente, no, di un Benali. Facilmente vuol dire è molto, mettiamolo sul più graditi, no, nel più senso graditi. Che per quello che sappiamo, voglio dire, anche in passato il lavoro in Zeman è lungo, voglio dire, non è che sia facilmente, anche perché io sembra una parola, un lo rispetto a un Benali, penso sia adatti più secondo la sua ottica, secondo la Slotter, no, però lo devi vedere, voglio dire. Tra l'altro, beh, la cosa che dà enormemente fastidio è questa cosa dello sgrezzato, perché questo è un termine bruttissimo che purtroppo sento ripetere dall'inizio della campagna di cose, cioè gioielli, diamanti da sgrezzare, giocatori da sgrezzare, cioè a me sembra una cosa folle questo, anche perché non c'è a parlare di un pezzo di marmo che poi dobbiamo farci una statua meravigliosa, stiamo parlando di giocatori, di elementi che magari hanno 18 anni, 19 anni, 20 anni, ma non è così facile, non si tratta di sgrezzare, si tratta di avere dei giocatori in grado di giocare a pallone, tanto semplice. Io lo dico prima, io non lo so la condizione di come si chiama il Gravion. Sì. Gravion. Sì. No, ma perché lo conosci? No, sto dicendo. Ma a parte la condizione. Fammi finire parlare. Io non sto dicendo che lo conosco. Non sapevo neanche che era nero, bianco, giallo. È un altro giocatore a sgrezzare. Ma non lo so da che cosa si deve fare con Gravion. Io ti dico che se non so qual è la condizione di Gravion. Ma se è una condizione accettabile, a Foggia gioca. E se no gioca la partita dopo e diventa titolare. Perché non dici lo sai, questo? Non lo puoi dire. Ti ho detto un mio pensiero, come non lo posso dire? Tu puoi ognuno di noi è basato su cosa? Basandolo sul fatto che è un giovane, basandolo sul fatto che Zeman saprà come gioca, basandolo sul fatto che, come diceva, stavate dicendo prima, un 80 però giocatore esplosivo e manca un difensore con determinate caratteristiche che o è al 1,80 o un 85. Ma stiamo parlando del nulla, cioè di un giocatore che non conosciamo, Francesco, ma di che stiamo parlando? Non sto parlando, mi capisci o no in italiano? Non sto dicendo che è sicuro così, è un mio pensiero e ti ho detto pure perché, perché Zeman non lo conosce, non ha determinate, allora, Zeman, che Zeman conosce Gravion,
Li capisci, capito? Te lo devo dire. Che non lo conosce. Che lo conosce come giocatore. Ma io non lo so, che senti, lo so io. Ma non pensare, fermati. Ah, tu puoi pensare che Zeman fa le stronzate? No, io non posso pensare che Zeman prende un giocatore che piace. Ma che cazzarola è stato a dire? No, io... allora. Ma vedete, ma calmare. A proposito, a proposito, a proposito di rinforzi. Casomai si fida di casomai si fida di un attimo. Un attimo, allora, un attimo, andiamo a sentire quali sono invece le novità su Embalo, perché il giocatore di cui si parla entro mercoledì potrebbe esserci la svolta, e lo facciamo con il procuratore di Embalo, Beppe Accardi. Buonasera Accardi. Buonasera a tutti. Allora, anche qui il clima è bello pirotecnico. Sono contento che in trasmissione c'è uno che si incavola più di me. Non è facile da quello che vediamo su Sport Italia spesso, no? Allora, vogliamo sapere a che punto è questa trattativa. Dipende da Lupo, da Tedino, da Zamparini, da lei, da Sebastiano. Da chi dipende? Allora, intanto il Pescara si è mosso non bene, benissimo. Ma a parte che già era da quest'estate che si parlava dell'ipotesi di Embalo che potesse venire a Pescara. Il problema in questo momento, purtroppo, però speriamo di risolverlo, è legato all'allenatore. Sì. Perché purtroppo gli allenatori hanno tutti sta malattia che vorrebbero avere 50 giocatori a disposizione. Allora, fra il Palermo e il Pescara, in linea di massima una logica di accordo c'è già. Sì. Il problema è che in questo momento colui che sta tenendo bloccato il trasferimento è l'allenatore. Noi stiamo lavorando per cercare di risolvere il problema prima possibile. Voi dovete sapere che io addirittura ho detto al giocatore l'altro giorno di andare dal mister e dire: mister, io qua sto trovando poco spazio, voglio andare a giocare a Pescara. Sì. L'allenatore gli ha risposto, secondo me anche a mio modo di vedere sbagliando, perché un allenatore che sa già che il giocatore non è, tra virgolette, anche per una questione di modo, un titolare inamovibile, quando dice un giocatore che è titolare della sua squadra, per lui non lo fa andare via, secondo me si sta prendendo anche una responsabilità abbastanza pesante. Sì. Ma per un motivo, perché nel momento che tu dici un giocatore che secondo te tu lo consideri un titolare, ti metti anche nella condizione, se il giocatore dopo non dovesse giocare, di avere un problema in casa. Perfetto. E la colpa non è sicuramente del giocatore, ma sicuramente è tua, perché se tu al giocatore gli dici così, lo stai autorizzando, se non gioca a crearti problemi. Sì, oggi c'è stato un incontro tra Lupo e l'allenatore? Ci doveva essere stasera, credo, a cena. Adesso domani sentiremo quelle che sono. Vabbè, voi fino a quanto siete disposti ad aspettare questa decisione? Sembra che chissà quale fumata debba esserci da parte. Ma il problema, secondo me, oggi non dipende da noi. Nel senso, giustamente il Pescara è su Embalo. Il Pescara è già su Embalo da 2-3 settimane. Ovviamente è una questione, secondo me, anche di rispetto e di logica nei confronti di una squadra che sta cercando fortemente un giocatore e che ad oggi ancora vede rinviato un'ipotesi, perché ad oggi la realtà è questa. Io devo essere onesto e sincero, perché il vostro direttore sportivo ha fatto un lavoro egregio, perché in un momento di fine settimana dove era sabato e domenica, se ne poteva stare a casa con la famiglia, si è messo in macchina, è venuto addirittura a casa mia per parlare del giocatore. Questo sta a dimostrare l'interesse e l'intenzione che c'è da parte della società. Poi dopo due giorni ci siamo visti addirittura col presidente, che anche lui si è messo in macchina assieme al suo direttore sportivo, e sono venuti, se non a casa mia ma vicino a casa mia. Io penso che noi abbiamo il diritto, il dovere di aspettare, perché se lo merita il Pescara. Poi nella vita purtroppo, certo, c'è di mezzo. Allora, Accardi, facciamo una cosa, ci sono i nostri amici in studio che vogliono subito farle qualche domanda, poi la lasciamo, roba di pochi minuti. De Blasio. Sì. No, volevo chiedere questo, si era detto che
non si voleva cedere Embalo al Pescara perché il Pescara è considerato una concorrente diretta per la Serie A al Palermo. C'è qualcosa di vero o è una bufala? Allora, il Palermo e il Pescara, se non sbaglio, hanno 15 punti di differenza. Se il Palermo ha il problema di avere questa concorrente di Pescara che ha 15 punti di differenza, io mi preoccuperei, perché io mi preoccuperei. Sono d'accordo. E purtroppo nel calcio sono le cose strane del calcio. Cioè, allora, il Pescara per Embalo sarebbe la condizione ideale per un motivo. Intanto il Palermo non perderebbe il giocatore. Intanto il giocatore, ma questa è una cosa che io già dico da 2 anni, andrebbe a lavorare con un allenatore che potrebbe consacrarlo veramente a grandissimi livelli, perciò farebbe addirittura un lavoro il Pescara per il Palermo, perché l'operazione dovrebbe essere diritto di riscatto con controriscatto, perciò i vantaggi alla fine ce l'avrebbe il Palermo. Sarebbe veramente l'operazione ideale anche dal punto di vista del futuro per il Palermo. Poi ci sono le cose strane secondo me del calcio e purtroppo noi possiamo fare la nostra parte, vedremo. Benissimo. Il Palermo cosa farà. Allora, Pietro Litteri e Antonio Leonardi, se poi lasciamo a Card. Pietro. Sì, buonasera Cardi, una curiosità che penso sia di molti. Volevo chiederle quanto Embalo è richiesto da Zeman direttamente, quanto piace a Zeman e quanto alla società invece. A Zeman è 2 anni praticamente che parliamo di Embalo. Cioè, è un giocatore che a Zeman piace molto. Ok, perché? Perché mi fa una domanda a cui io credo che non possa rispondere, perché credo che abbia le caratteristiche giuste per un allenatore come Zeman. Bene, Antonio De Leonardis, e poi lasciamo a Cardi. Salve a Cardi, buonasera. No, salve. Io volevo chiedere questo. Intanto mi sembra di capire che Embalo non giochi soltanto per una questione tattica, nel senso che il modulo che di Tedino ha certo, dei risultati. È un 3-2, bravissimo. Ecco, no, volevo sapere, prima di Palermo, Embalo ha giocato con un 4-3-3, ha giocato, dove ha giocato di più? Dove, quali sono state le stagioni migliori con allora, quale modulo ha giocato? Allora, l'anno di Brescia... Allora, voi dovete sapere che l'anno di Brescia, dove giocava con Boscaglia, che faceva il 4-3-3 o il 4-2-3-1, sì. Embalo ha fatto una stagione talmente nata, buona gol, che no? Si è messo, no, non solo, ma non è il fatto dei gol, è il fatto della crescita nel ruolo. Addirittura sì. a fine anno addirittura lui ha avuto richieste dal Lione, dallo Stoccarda e dall'Anderlecht. Poi lui aveva questo desiderio di ritornare a giocare nel Palermo e abbiamo preso questa decisione. Io sono convinto, ma già lo dico da diversi anni, che Embalo con Zeman può diventare un giocatore veramente da tanti soldi. E credo sia giusto che vada a lavorare con un allenatore che lo metta nella condizione di poter crescere. Allora, benissimo, abbiamo chiarito anche questo aspetto. Sì. Andiamo un po' di fretta, Cardi, volevamo solo sapere. Entro mercoledì? Mi auguro. Dovete chiedere al direttore sportivo del Palermo, che tra l'altro è della vostra città. Sì, sì, ma se dipendesse da lui sarebbe già cosa fatta, no? Come ci diceva all'inizio. A questo punto... Ma secondo me se dipendesse un po' da tutti sarebbe già cosa fatta. Purtroppo dobbiamo convincere l'allenatore, vedremo se ci riusciremo. Però non è vero che avete tante richieste, o no? No, ci abbiamo Brescia, Novara, Entella, praticamente mezza serie B lo sta facendo. A Cardi l'accompagnerà lei? Embalo a Pescara? E certo, anche perché venga a trovare degli amici. In questo studio sono molto pirotecnici, quasi come lei. No, mi sa che quello signore che parlava prima è peggio di me. È meglio che non ci stiamo assieme in una stanza io e lui. Glielo faccio salutare. Francesco, fuori. Saluta la Cardi. Ma... Ci conosceremo quando verrà a Pescara. Per televisione ci conosciamo già, l'ho vista, quindi l'ho seguita. Ci conosceremo certo, quando verrà a Pescara. Mi spiega bene qual è il problema di Gravillon.
Ah, perché spiega. Io ho detto che, ecco, mi corregga anche lei, se che volessi pure, io ho detto che una mia sensazione, conoscendo Zeman, è un giovane, si è sempre lamentato Zeman che i difensori, non c'è un difensore centrale del Pescara rapido ed esplosivo, così come mi dicono che questo Gravion, io faccio uno, più uno, più uno, più uno ancora fa quattro, ci resta per fare 5, quindi io gli ho detto, provocandoli, e hanno abboccato alla provocazione, che se non gioca a Foggia, perché non so nemmeno come sta fisicamente, però ha lavorato con il Benevento, si è allenato, quindi gli mancherà forse solo il cosiddetto ritmo partita, le solite chiacchiere, la partita successiva giocherà e diventerà titolare. E si scatenato una guerra civile qui in studio, cioè, perché certezza, io ho detto questo, non ho parlato di certezze, è una mia sensazione, una sensazione certa. Una sensazione. Devo dire che sono sicuro. Poi vi dico no, a Cardi, grazie, la aspettiamo a Pescara anche per mille, conoscerci personalmente, bocca al lupo. Salve, grazie. Salve. Edoardo. Quello che ha detto, no, io su sul discorso di Gravion penso anch'io che, spero che Zeman sappia che è un difensore veloce, cioè Giorno lui diceva che voleva un ragazzo della primavera dell'Inter che aveva visto giocare e quindi la lentezza la lentezza dei difensori centrali del Pescara è naturalmente in totale antitesi con il modo in cui Zeman vorrebbe far giocare la sua difesa, perché lui vuole la difesa molto alta, ci vogliono difensori molto veloci nel rientrare o scappare all'indietro, cosa che né Skoda né Bovo né gli altri sono, né Perrotta sono in grado di fare, forse soltanto Fornasier, ma non, lui lo utilizza poco. Probabilmente questo Gravion sarà invece un ragazzo veloce, io spero che Zeman abbia scelto bene. Io spero sempre che la squadra continui a giocare ogni volta che arriva un giocatore uno spera. No, io spero sempre che la squadra continui a giocare contro i dettami di Zeman, perché se questa squadra non è ultima in classifica è perché ha fatto punti nonostante Zeman, cioè questa squadra ha vinto a Parma, ha vinto a Carpi, ha vinto in casa col Novara, giocando in una maniera molto difensiva, molto chiusa, molto compatta, con la difesa molto bassa, con le due linee molto strette proprio per proteggere i difensori, e quindi ha giocato in una maniera antitetica al modo in cui Zeman avrebbe voluto che giocasse. La squadra ha giocato per i fatti suoi, ignorando completamente i dettami di Zeman. Con l'arrivo di Gravion probabilmente verrà fatto fuori definitivamente Bovo e quindi la squadra forse rischierà di giocare alla Zeman. Io sono molto preoccupato per questo, perché temo che questa squadra giocando alla Zeman possa retrocedere, però spero anche di sbagliare. Pietro e William. Pietro. Sì, volevo dire una cosa importante, che con l'arrivo dei giocatori, soprattutto se arriva Embalo, con l'arrivo dei giocatori graditi a Zeman e con la partenza dei meno graditi, a questo punto Zeman non avrà più alibi. Quindi a questo punto, tornando al discorso di William, delle colpe, tutti hanno colpe, tu tranne che l'allenatore. Ma tu hai chiesto al procuratore se è Zeman che vuole Embalo oppure no? Per capire proprio se è l'allenatore che gradisce il giocatore che si adatta al suo gioco, perché torniamo poi alla rigidità tattica di Zeman. No? Non dimentichiamoci che Di Benali, a proposito, quando ne parlavamo prima anche con Antonio, lui l'unica cosa che è riuscito a dire Zeman Di Benali è che non sa guardare la porta. Oh, ragazzi, scusate, che non guarda la porta, mi sono dimenticato prima, volevo dire un'altra cosa, poi mi avete dirottato su Gravion. Io volevo dire che dal discorso che ha fatto prima il procuratore Accardi, si capisce perfettamente come un allenatore, se vuole impedire al presidente, alla società di dar via un giocatore perché lo ritiene comunque... Lo ha fatto anche Zeman con Mazzotta. Lo ha fatto Zeman con Mazzotta, non lo ha fatto con Memushai, non lo ha fatto con Benali, non lo ha fatto con Ganz. Cioè, sia chiaro
chiaro, perché siccome comincio a vedere dei messaggi, dice Sebastiani non fai testa tua, fai quello che dice Zeman, sia chiaro che Memusciai e Ben Ali sono andati via perché Zeman non li riteneva utili al suo progetto, al suo sistema di gioco, cioè che non si dica che sono giocatori che sono stati svenduti dalla società. La società poi è ben contenta di svendere perché si libera di contratti, figuriamoci, Sebastiani appena Zeman gli dice guarda puoi liberarti di questo è contento, però se Zeman avesse detto no, un giocatore come Memusciai, un giocatore come Ben Ali in Serie B fanno la differenza, guai a te se me li vendi. Questo si era capito, Edoardo, non per sminuire siccome, quello che stai dicendo. Siccome però, continuano, Enrico, continuano le persone a dire che la si colpa dice di tutte e di più, la quindi colpa è di Sebastiani e Zeman è un profeta, sia chiaro che se le cose vanno bene Zeman sarà stato un profeta perché liberandosi di giocatori importanti come quelli che ho citato prima, lui riesce a fare un grande campionato di Serie B con i ragazzi sconosciuti, tanto di cappello, ma non ci scordiamo che questa cosa a Zeman è riuscita a Foggia, dove aveva comunque Signori, Rambaudi, Pescara con Verratti, William, Mobile e Insigne. Vabbè, io ti trovi d'accordo con Edoardo? D'accordo, lo sto predicando da quindi da stiamo mesi. Arrivando tardissimo con queste riflessioni. Da mesi sto dicendo le stesse cose, precise proprio, perché c'è da dire che poi ci si meraviglia che Zeman non sia riuscito quest'anno a, in mezzo a tanti giocatori, a formare una squadra che esprima il... Però l'arrivo di Embolo ti fa stare più tranquillo? No, guarda, io Embolo non lo conosco, non lo so, io non mi fido di nessuno perché peraltro io credo che questa squadra con un 4-4-2 poteva anche giocare con Pettinari e Ganz, con un altro allenatore. La società ha fatto le sue scelte benissimo, l'importante è che non succedano cose che spiacevoli, e a 80 anni non vorrei assistere a una cosa brutta. Il mercato chiude il 31 gennaio e fino al 31 gennaio può succedere di tutto, perché sul mercato però, ci sono Brugman, scusa, ci sono Pettinari. No, ma stavo dicendo che Zeman non è mica la prima volta che non riesce a far digerire la propria idea calcistica ai giocatori, perché quando a Cagliari per esempio non mi hanno capito, a Roma c'è stato quello che c'è stato, a Praga la stessa cosa. Però William, insomma, scusa, dire, nel momento in cui si dà la fiducia all'allenatore, bisogna seguire. Ma guarda, le che molte volte dipende anche da altri fattori per cui si. Quali si sono gli altri fattori? La posizione in classifica sicuramente non è precaria attualmente. Grazie, come diceva Edoardo, come sempre detto, il campionato io, è lungo, con un gioco alla Rumignani, non a Zemallandia, capito? Zemallandia, quando l'abbiamo fatto, ha fatto scaturire i problemi di coronarie alla gente, veramente io sono rimasto sempre molto scosso dalle partite del 3-3, il 2-0 a Salerno, 2-2, insomma una cosa 3-0 in da matti, 0-3 in Antonio caso velocemente preso, perché poi andiamo in pubblicità. Velocemente, a me preoccupa questo discorso. Sei preoccupato quindi? No, delle sensazioni, queste sono le sensazioni che tira in ballo Francesco. A me preoccupa perché sono più o meno le stesse sensazioni che in tanti hanno avuto quando hanno visto Canutè per la prima volta, quando hanno visto Capone, Del Sole. E il problema vero di questa... Fino a quando le abbiamo noi le sensazioni, no, non dire, c'è esatto, un grande esatto, pericolo. Però se ce l'hanno gli addetti ai lavori è più pericoloso. Ancora con le sensazioni, cioè, tantissime aspettative su questo ragazzo che nessuno conosce, tant'è vero che insomma, ha fatto due partite col Benevento e giocava in primavera l'anno scorso. Voglio dire, è un discorso, il discorso vero è questo, che se noi andiamo a vedere quello che è mancato, perché questo progetto Zeman non è cresciuto subito? Perché probabilmente la scelta dei giocatori, dei giovani, non è stata così funzionale, nel senso che non ci sono giocatori di buon livello, sicuramente fra 2 o 3 anni probabilmente saranno dei calciatori, però noi da questi giocatori, se andiamo a vedere tutti i giovani che sono arrivati, ne ho citato qualcuno, ci puoi aggiungere Valzania, Koulibaly e via dicendo, il livello, cioè questa squadra non è cresciuta
anche per questi problemi, a mio avviso. Allora, cioè, andare dietro a queste chimere, adesso arriva Gravione, vedrai, fra 2 settimane gioca titolare. Lo stesso discorso l'ho sentito su Elizalde, che tra l'altro adesso Elizalde ha fatto 3 minuti, però adesso lo chiede l'Inter. Probabilmente sto ragazzo in prospettiva, sono tutti ragazzi, a mio avviso. Scusami Antonio, ma tu Francesco dici questa perché l'ha richiesto esplicitamente Zeman il giocatore, ma pure gli altri hanno richiesto Zeman, voglio dire, ma qual no, è ma il problema? In questo mercato come rinforzo è logico vai che su di lui, quindi ma invece di dire è normale invece di dire che dovrebbe giocare, no? Allora invece di dire una sensazione dico che è un mio pensiero, così come l'amico Edoardo ha esposto il suo pensiero e nessuno lo può contraddire. Arrivano 3 acquisti. È un mio pensiero. Può darsi che giochi. Il mio pensiero è esattamente. Se no che è stato preso no, a fare. Il mio pensiero è esattamente il contrario al tuo, nel senso che caricare eccessive responsabilità di aspettative su questi giovani, così come è successo da luglio in poi, sì. Finora è stato un problema. Su questo concordo, può essere sono pericoloso. Tutti giocatori che noi dobbiamo, ma non tanto sul piano tecnico, voglio dire, il problema è il giocatore formato, il giocatore che deve crescere globalmente, non deve essere sgrezzato, che è un termine bruttissimo che lascio a qualche collega. Però voglio dire, dei giocatori che tu devi far crescere e da loro devono avere la qualità e la testa per crescere. Io finora, questo discorso a mio avviso, è stato il vero fallimento di questa prima fase. Mi auguro, ma anch'io mi auguro che possano cambiare le cose. Ma però, voglio dire, la storia... Secondo te ci sono i tempi tecnici ricominciare da capo e rifare una squadra che... I tempi devo interrompere perché stiamo andando fuori orario per la pubblicità, è un discorso che riprenderemo tra poco, ma prima di andare in pubblicità vorrei rivolgere un saluto davvero caloroso, un abbraccio alla famiglia dell'ingegner Mario Marani Toro, un ingegnere di 44 anni che è scomparso la settimana scorsa, un uomo, un marito, un padre speciale, un grande sportivo, tifosissimo del Pescara, lascia la moglie Stefania e i figli Silvana, Giuseppe e Stefano, ha lasciato in maniera prematura ovviamente i suoi cari. Un abbraccio da parte di tutto il nostro studio. Andiamo in pubblicità e poi riprenderemo con le notizie di calciomercato da Andrea Costantini. A tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto! Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy. Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, 2 motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato, compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590.
Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Entriamo in diretta, ore 21 e 46 minuti, è normale che si continui a parlare. Dimmi Francesco. No, ora adesso mi stai dicendo, dopo lo... io non ho detto di aver visto... Di quello che conosciamo, no? Di quello che speriamo. Io non ho detto, che... Stiamo parlando di Gravion, stiamo parlando di Gravion. Ci arrivo a dirlo. No, per chi rientra. Io non ho detto che ho visto Gravion, io dico che se Gravion... lo vuole Zeman, le caratteristiche sono quelle, ha sempre detto che gli manca un difensore rapido, veloce. Scattante e veloce, se queste sono le caratteristiche di Gravion, così come dicono quelli che lo conoscono, faccio l'addizione e dico che giocherà, ma è un mio pensiero, capito? No, che può essere, sarebbe più che non è privo di ogni fondamento, no. Però poi la realtà potrà dire che non è così. Beh, allora io quello che ti dico io, eccoci, non so parlare con molta calma, che questo tuo discorso sarebbe molto più logico se tu lo facessi con una palla di cristallo davanti, normale, e leggi il futuro, se no non ci sta. Non ci stanno altri modi per giudicare, voglio dire. Ma perché è giovane, non perché non si conosce. Ma giudicando, non lo conosci, non lo sto so. Facendo una previsione. Allora, quale previsione? Non do. Ma tu non l'hai fatta mai in vita tua? No. Mai. No. Peccato, allora, che io andiamo, devo andare in Inter per ritrovare 30 anni. Ma questo anni lo dice anche per Embalo, per esempio? Eh? Lo dice anche per Embalo, eventualmente. È ovvio che è anche per Embalo. Qui sono giocatori che se vuole espressamente allenatore arrivano qua e giocano. Anche perché Embalo, stava dicendo lui prima, io non lo conosco, anche lui. Non sapevo che era un nero, mi fa piacere. Ma dico, è un esterno e quindi giocherà, sì, però, o al posto di Benali o al posto di Manguso, che certamente non sta brillando. Ed è una delle delusioni. Ti posso aggiungere, ecco, un Manguso, piccolo particolare. Prego. Che il discorso che ha fatto il procuratore non mi ha sorpreso minimamente. Fa il discorso che fanno tutti i procuratori per i propri assistiti, quindi non fa testo, chiaro? Secondo me, il mio punto di vista, è un fatto questo, sì, il procuratore sì, ti dice, prodotto, vende il suo prodotto e ti dice che è l'ideale per Zeman, sì. È la stessa cosa, Antonio, che ha detto. Scusa, però lui per farlo venire a Pescara ha delle garanzie, altrimenti benissimo. Lo manda a Novara, no, o no, lo manda all'Entella. Allora, sono le stesse garanzie, se vi ricordate quello che ha detto il procuratore di Gans quando è arrivato, sì. Gans l'ha scelto perché lui, procuratore, si diceva che questa era la sede ideale per lui, per perché c'era Zeman, chiaro?
Cioè, tutte previsioni inutili, voglio dire, non hanno senso. Noi atteniamoci ai fatti. Io ti dico, i fatti. Infatti ci dicono che Zeman voleva Gravion e questo è un fatto. L'ha voluto e vuole pure. L'altro fatto è che Zeman o chi per lui intende i direttori sportivi, hanno portato una serie di ragazzi sicuramente interessanti, che però non hanno fatto una squadra. Oh, è passato mezzo campionato, ragazzi, e mica un mese. E tu sei prevedente da luglio, da luglio cioè. Campionato. Quindi Antonio, per sintetizzare, non ci si può fidare di queste valutazioni che fanno i diretti interessati? Il procuratore sicuramente perché me ne frega a me di quello che dice Riccardi o degli uomini nostri, no, ma possono azzeccare o sbagliare, Enrico, come tutte, cioè è ovvio questo che ci sta questa cosa, però qua. Che vengono però, per giocare, questo è un fatto scontato, sicuramente almeno 5-6 partite le faranno, sicuramente, speriamo, no. Sì, ma pure Gans non è successo. Gans doveva giocare, sì, è un po' diverso, gli Acelli doveva giocare, poi non ha giocato più, non è successo a Cappelluso, non si è fatta una squadra perché in realtà ce n'erano due. Erano in troppi, questo quello è un dato reale, strutturale, iniziamo a dire questo. Bravo, una squadra la fa con 22 giocatori, 11 migliori li sceglie. Ma allenarne 30 e passa. Ah, tu scegli i migliori, fai la squadra titolare, poi gli altri li puoi mandare pure in primavera. Nel 2012, nel 2011-2012, io ricordo che a Poggio degli Ulivi Zeman allenava la squadra titolare, esatto. C'era il corridoio e le tribunette. E dall'altra parte c'erano quelli che non erano titolari. Esatto. Forse memori dell'esperienza di quest'estate. Da Mancini, che poi purtroppo. Posso aggiungere una cosa, Pietro? Il girone d'andata, Zeman ha schierato in pratica 20 giocatori. Gli altri sette sono Gans, Cappelluzzo, Proietti infortunato, sono tutti giocatori Campagnaro. Che hanno fatto una o due presenze. Ok, sono 20 giocatori, compresi i due portieri. Capisci? Per cui tutto questo problema qui, non c'è stato il problema di questi 35 giocatori, che sarà difficile allenare, non lo metto in dubbio, però il fatto di giocare, le scelte le ha già fatte lui, le ha fatte durante il campionato, probabilmente cioè, tutti questi giovani che devono esplodere in maniera immediatamente, può darsi che esploderanno a marzo, a aprile, però non lo possiamo dire. Tu, Antonio, avresti voluto elementi più... No, più sicuri, più esperti. No, io direi che di esperienza, come ha detto Edoardo stesso, ce l'aveva già in mano. Per cui adesso in entrata, secondo me, sì, voglio dire, ammesso che tu giudichi non il tipo Fornasier. Embalo non è giovanissimo, no? Esatto, non è giovanissimo, però è un giocatore, però negli ultimi due anni ha giocato pochissimo, nel senso, quindi a Palermo addirittura per niente. Per cui è sempre un'incognita che devono vedere poi sugli schemi, come sta fisicamente e tutto il resto. È tutto questa da squadra, la nostra squadra. Secondo me manca soprattutto di esperienza a centrocampo, nella parte decisiva dove si crea il gioco. L'allenatore in campo. L'allenatore in campo, perché Brugman che è un ottimo giocatore, un grande giocatore, soprattutto per la Serie B, però purtroppo non ha ancora quel carisma. Adesso non parliamo se dovesse partire anche Brugman. Se parte anche Brugman, viene solo da ridere. Scusate, io non accetto, Edoardo, non accetto questi discorsi sul centrocampo, difesa, attacco. L'esempio è l'Udinese di Odd, una squadra che in qualche modo perdente ha affilato 6 vittorie di fila. Lì si poteva criticare il centrocampo, si poteva criticare la difesa, si poteva criticare l'attacco. C'aveva i giocatori se bravi. Se un allenatore determina 6 vittorie di seguito, secondo me è sbagliato. Ma perché Oddo è bravo. 5 più un pareggio, sì. 5 più un pareggio esterno. Sì. Ma infatti Oddo ha dimostrato di essere molto bravo, il materiale quindi umano. Quindi l'allenatore conta molto. Ma come no, ci mancherebbe. Questo, ma adesso diciamo, ragazzi, quindi... stavo parlando però di quali giocatori ci aspettavamo. È chiaro che l'allenatore è decisivo nel calcio moderno. È chiaro che Oddo ha dimostrato di essere nettamente superiore a Del Neri, perché con lo stesso materiale umano ha fatto delle cose meravigliose. Edoardo, la filosofia è l'esatto opposto di l'aveva fatto anche a io Pescara. Metto a mio agio. L'aveva fatto anche a Pescara quando è subentrato a Baroni. Quindi che Oddo sia bravissimo e purtroppo è andato via, io magari avessimo avuto Oddo ancora a Pescara, però giustamente. Comunque, lui, adesso tornando al discorso invece non di quali giocatori fare già i consuntivi del mercato, perché mancano 15 giorni, quindi adesso infatti io stavo dicendo cosa vorrei, tu hai detto cosa ci aspettiamo, allora io premesso che dal mercato di gennaio
non mi sono mai aspettato nulla di buono, perché non ho mai visto il Pescara risorgere dal mercato di gennaio. Ogni volta è stata sempre una delusione, abbiamo preso bidoni su bidoni a non finire, se vi ricordate certe cose, Caraglio, Bianchi, Arce, abbiamo preso delle cose indecenti. Però, quindi non mi aspetto nulla, però se questa squadra dovesse poter prendere qualcuno, dovrebbe prendere un giocatore forte, esperto, totale a centrocampo, un giocatore che c'è esperienza, un giocatore che guida la squadra, un Cascione, per dire, avendo perso Mimusciai, ho detto Cascione per dire un nome a che mi è venuto così là per là, cioè servirebbe un giocatore di grande carisma, di grande esperienza in mezzo al campo, perché gli altri, tutti i ragazzi che sono, Valzania, il Koulibaly, Carrà, sono tutti ragazzini. Scusa, nel primo Pescara di Zeman chi era questo che stai descrivendo? Nel primo Pescara, quello sì. di Verratti? Sì. Quello di Verratti. Innanzitutto Verratti è nato vecchio, quindi era un signore del centrocampo fuori classe. No, ma chi era? Verratti, l'uomo Verratti, che dettava i tempi. Ma c'era Cascione, c'era Sansovini. Ragazzi, ci stavano giocatori di grande esperienza in quella squadra. Poi ci stavano Ciro Immobile. Mancano quest'anno. Appunto. Questa squadra è carente di qualità rispetto a quella, perché certo Mancuso non è Sansovini, Capone non è Insigne, Pettinari non è Immobile, Brugman, Carraro non è Verratti, potrei fare l'elenco, però adesso è inutile fare paragoni, quello era uno squadrone con cui avrebbe vinto chiunque, d'accordo, e questa è una squadra invece che per salvarla ci vuole un allenatore bravo, ci vuole un allenatore bravo che ci capisce di calcio. Chi? Non rispondo, con tutto il rispetto per Edoardo, ripetevelo. No, dimmi, non so cosa ho detto, che tu non possa essere d'accordo, cosa ho detto di strano, dimmi. Che non è corretto dire, secondo me, sì, con quella squadra avrebbe vinto chiunque. È vero, sono d'accordo con te. No, perché con allora, io ti rispondo la prossima settimana, come devo andare su questo maledetto internet e come ne abbiamo, e voglio vedere alla fine del girone di andata quanti gol aveva fatto Insigne. Ricordatevi che Verratti inizialmente non giocava, discorsi vecchi l'abbiamo fatti, ma allora abbiamo discorsi vecchi che però facciamo finta di scordare quanti gol aveva fatto Immobile, che poi sono diventati talmente bravi e fenomeni. E non vi dimenticate che a febbraio, con la neve, i problemi dell'allenamento e come ne abbiamo, ci furono alcune sconfitte che sembrava di Pescara era fuori dai giochi. Poi gli ultimi tre. Zeman è un grande preparatore atletico, un grandissimo preparatore atletico. Quello sì. Andiamo in regia. Un allenatore. No, posso dire una cosa buona? Credo di no. Non passo due parole. Cioè, quello là è stato un capolavoro della squadra e di Zeman, però voglio dire, quello è un fatto, quello è un capolavoro, c'è poco da fare, voglio dire, dopodiché se non ti riesce questa cosa, è ovvio che tu vedi un'altra realtà e cominci a pensare cose diverse. Non è la prima volta che non gli riesce. Non è la prima del mondo. Vuoi sapere quando si è andato a fumare durante la pubblicità che diceva lui? Va bene, a fare la pipì, quello che hai dovuto fare, a una certa età è giusto, lo so come te, ma te lo dico io c'ho paura. Vuoi sapere il mio pensiero? Posso avere questa sensazione? Sì. Posso avere questo, esternare questo pensiero? Ho paura. Ho paura che la stagione va a sfacelo. Perché due partite che perdi, stai di nuovo giù sotto. E poi l'ambiente adesso è quello che, giustamente, anche perché tutti gli ambienti non sostengono quando le cose non vanno bene. Beh, è mica vero questo, perché il Benevento, ad esempio, l'ultimo in classifica, ha sempre sostenuto la squadra. Benevento, secondo me, attualmente è una favola. Vabbè, quelle... Però la maggior parte... Non è vero che da tutte le parti. Vabbè, diciamo che la maggior parte è così. Verona. Il Crotone l'anno scorso. Verona, Crotone. Sì, ma il Crotone voleva dire... Volevo dire che torna continuamente questo fantasma del 2012, del vecchio Pescara di Zeman, che non aiuta per nulla, agisce, ed è umano che torni, non voglio assolutamente colpevolizzare nessuno, è umano che agisce, secondo me agisce anche sulla squadra e su Zeman. Io ho nominato Cascione, si è scatenato l'impresa. No, ma più squadra, ma è stato squadra, un inconsciamente agisce anche su Zeman, secondo me, perché i paragoni sono continui, anche da parte della stampa, dei tifosi, eccetera. Sono pressioni queste. Quindi la colpa è di William, che ha ricacciato ancora una volta. No, bisogna vedere che... No, ma non è solo di... L'obiettivo che uno si prefigge, lo dice all'inizio, e allora uno dice vabbè, se dobbiamo arrivare ai playoff possibilmente, vabbè. Qual era l'obiettivo? Però l'obiettivo era la salvezza. L'obiettivo era la Serie A. No, la salvezza. No, appunto, no.
però se per entrare almeno i playoff era l'obiettivo. Se dicendoli va bene, se no vuol dire che ti sei salvato. Andrea, prenditi la parola, è molto difficile da parte nostra dartela, perché ci sono tante notizie di calciomercato, le principali in giornata. Iniziamo da Brescia, Enrico, perché non è ancora ufficiale sul sito del Brescia, ma è praticamente cosa fatta. C'è l'esonero di Marino, che era stato chiamato al posto di Boscaglia nel corso della stagione dal presidente Cellino. Ora c'è stato questo dietro front, nel senso che Marino non è più l'allenatore del Brescia, torna Boscaglia. Probabilmente hanno inciso anche le scelte di mercato o i mancati colpi di mercato, perché sappiamo che il Brescia seguiva Embalo, ma il Pescara è in netto vantaggio. Se Embalo va via da Palermo viene a Pescara, seguiva Mazzotta che però è rimasto a Pescara. Quindi anche queste divergenze sul mercato hanno probabilmente spinto Cellino a esonerare il tecnico Marino, a tornare con Boscaglia. Anche la posizione del DS sarà cambiata, era arrivato un paio di mesi fa Salerno, al suo posto sembra in pole position Marroccu. Poi altre notizie, in particolare da Foggia, il Foggia che sarà l'avversario del Pescara sabato con la ripresa del campionato. Tanti colpi, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con Tonucci, con Greco, con Zambelli, è arrivato anche Kragel ed è arrivato anche Scaglia. Scaglia dal Parma, Kragel arriva dal Crotone, ma ha giocato anche nel Frosinone. I due giocatori sono stati ufficializzati, o meglio presentati oggi, sempre dal Foggia. L'ufficialità arriva proprio in questo momento, roba di minuti, sul profilo Instagram qui del Foggia, sull'account ufficiale, il tesseramento del centravanti francese 33enne Mathieu Duhamel, che arriva dalla seconda divisione francese, dalla Serie B francese, giocava con una squadra che il Quevilly, se non pronuncio male, Quevilly, sì, 19 partite, 8 gol, ha anche diverse presenze e tanti gol segnati nella Ligue 1, quindi sembra un centravanti comunque di una certa importanza, che viene a rinforzare il Foggia. Magari sarà a disposizione del tecnico Stroppa William a partire. Vuole, sapere, anzi, se ci puoi ridire il nome di questo attaccante. Mathieu Duhamel. E io ho l'impressione che giocherà la prima partita come Francesco, è un'impressione. Era stato annunciato, se l'hanno preso, lo metto in campo. Era stato annunciato oggi dal patron Sannella, proprio nel corso della presentazione dei giocatori Kragel e Scaglia. Qui magari possiamo vedere anche qualche immagine relativa alla presentazione dei due giocatori. Questo è Kragel, tra poco, quando l'immagine si allargherà, vedremo anche Luigi Scaglia. Questi sono i giocatori presentati oggi, e nel corso di questa conferenza il patron Sannella ha annunciato Duhamel. Allora, domani il presidente del Pescara Sebastiani sarà a Milano. Nel mirino c'è sempre Vido, che è conteso anche dal Venezia, e poi ci sono tante trattative che saranno intavolate. Pettinari, Pettinari sul mercato, Cocco, Brugman, Fornasier, Selasi. Ma che facci, se mamma chi? Se facciamo peggio di quell'anno, di quando è stato l'anno della retrocessione, delle ultime due retrocessioni, sì, a gennaio, 8 partono, 11 arrivano. Ho detto e poi partono, ho detto che ci sono delle trattative, delle richieste. Speriamo che non vanno a buon fine, che se no riprendiamo un'altra volta 11 con Embalo e quell'altro, non so, le scamorza. Le casse sono importanti, le casse. Posso dire, è una sensazione mia. No, la mia sensazione è che il Foggia, tutto quello che sta facendo, si sta scavando la fossa, perché rifare una squadra a gennaio, sto ragionando a te, è da matti, no? Speriamo che c'è il rischio che possa esserci una mini rivoluzione anche qui a Pescara. Ma guarda, purtroppo quello che sentiamo, cioè che sicuramente sul mercato ci sono anche Pettinari, Brugman e Fornasier, per cui ci può stare questa rivoluzione. Anche Zampano, insomma, tutti sul mercato a questo punto. Facciamo il comando alla squadra. È un discorso pericoloso. Insomma. Le voci si stabilizzano, attenzione, minacciano la coesione della squadra. Già solo le voci, come dire, un po' mettono. Non so se questa viene anche nelle altre squadre,
altre città. Che avviene dovunque, va bene, però no, tieni conto anche che noi se li gioca il 20, però il mercato è ancora aperto, sì. È ancora aperto anche fino al 31, per cui il discorso sta facendo Pietro è logico, nel senso che però, può destabilizzare. Quello che dice lui è vero, però credo che ormai questo fatto del mercato un mese di gennaio, il mercato estivo che dura un'eternità, tre mesi, dura praticamente sempre. Ragazzi, ormai i giocatori sono abituati, quindi io credo che mica vero, mica vero. Se l'allenatore pone il veto, se l'allenatore pone il veto sulla cessione di Zamba, di Brugman, di Pettinari, per dire alcuni nomi, allora una Serie A per Zambano? No, allora, come fai a dirgli? Allora, no? Ma una Serie A per Zambano? Su Zambano non si oppone nemmeno. Ho capito, però Zambano non si oppone. C'è il su Zambano lui non si oppone con nessuno, il problema è che lui non si oppone per nessuno. Lui non si oppone per nessuno perché lui ritiene che l'allenatore sia più importante dei giocatori. No, su Mazzotta si è opposto, potrebbe che lo faccia anche con Pettinari, con Mazzotta Brugman. Si è opposto. E Mazzotta, io ho sentito che è Mazzotta che non è voluto andare. No. Zeman ha voluto. Zeman ha detto io sono contento che non se ne vada. Io ho sentito la dichiarazione di Zeman. Zeman ha detto io sono contento che Mazzotta resti. Mazzotta ha detto ha scelto di rimanere a Pescara perché non si è fidato del progetto Brescia. Io preferisco rimanere a Pescara. Mazzotta doveva andare al Parma, scusa. Però lui sapeva che a Parma non avrebbe mai giocato. Comunque a Pescara va in scadenza a giugno, quindi lui ha fatto questo tipo di discorso, arrivo a giugno con 40 presenze. Allora mettiamola così, se Zeman difendesse Crescenzi, Zambano, Brugman, come ha difeso Mazzotta, Pettinari e come non ha difeso Benali e Mesci, allora la squadra vuol dire che avrà una sua identità, speriamo una volta per tutte, e che stavolta si possa tenere duro e avere un nucleo, una squadra che abbia un'identità, perché finora noi la squadra non l'abbiamo vista, non abbiamo capito che squadra è. Edoardo, c'è un piccolo precedente, che questa operazione qui di Zeman che si è opposto l'ha fatto con Pigliacelli all'inizio, è un precedente un po' inquietante, voglio dire, non è che è una garanzia, perché Pigliacelli era già stato ceduto a Avellini, lui ha detto no e il giocatore è rimasto, dopo sappiamo come è finito, per cui io non lo so fino a che punto queste cose possono. Però con Pigliacelli il problema è stato disciplinare, non tecnico tattico. Però voi siete continuato a fare siete d'accordo? È stato prima tecnico e poi siete d'accordo, però risponderete dopo la pubblicità, che non ci si fida più di Zeman, non tanto come allenatore, ma come stratega per il mercato. Andiamo in pubblicità e poi riprenderemo dallo studio. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step, piumino naturale da 89 euro, copri piumino da 24,90 euro, trapunte da 39,90 euro, accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 12 minuti, rientriamo in diretta. Allora, eravamo rimasti al quesito: perché non abbiamo più tanta fiducia nelle scelte di mercato di Zeman? Eppure molti giocatori rinunciano ad andare in altre sedi e venire a Pescara proprio perché c'è Zeman. Ma guarda, il discorso è un po' più ampio, secondo me. La fortuna di Zeman, in parte a Zeman, sulla filosofia, sul modo di giocare, cioè non si discute, quello è il suo gioco e lui gioca per fare un gol in più, è la cosa che piace anche alla gente. La sua fortuna è stata quella di avere, soprattutto a Foggia, nel momento dedicato, aveva Pavone che è stato un po' l'anima. C'è ancora Pavone qui. Esatto, però Pavone di 20 anni dopo, 25 anni dopo, attenzione, non voglio dire nulla. Però, Hai detto tutto. No, nel senso che... che quelle squadre lì, fu costruito due volte, Pavone riuscì a costruire quel Foggia, la prima volta con Rambaudi, signori, dopo una volta ceduti questi, ha ricostruito un altro Foggia con ragazzi addirittura della Serie D, mi ricordo diversi giocatori, giocatori sconosciuti, che in Serie A hanno fatto la loro figura. Ora, quello che appunto che dico io, non è il problema tanto della scelta che fa lui, ma di chi gliela propone, voglio dire, perché secondo me non è che Zeman conosce tutti i giovani dello scibile italiano di intero, cioè è evidente che il giocatore lui dà delle caratteristiche. Quindi ci stai dicendo che dovrebbero essere i direttori a controllare un po'. No, secondo me le scelte che fa, almeno io quello che ho visto fino, io giudico per quello che ho visto, noi di tutti questi giovani che sono arrivati da giù non abbiamo una certezza, non ne abbiamo una, perché cioè, tutti i giocatori che ci hanno regalato dei momenti buoni, ottimi, l'esempio di Canutè è eccezionale, del Sole, Capone stesso. Giocatore che però faceva una partita e due no. Perché? Evidentemente è un giocatore che deve crescere. Cioè, da questi giorni non si arriva a delle certezze assolute. Sono, secondo me, tutti giocatori di buona qualità che però in questo momento non hanno ancora bisogno di tanta crescita, insomma. E questo è il problema vero. Allora, il discorso nasce a monte, perché lo stesso io faccio il discorso di Gravignone. Io non credo che Zeman conosca... cioè proprio a menadito quali sono le caratteristiche e la forza di questo giocatore. È ovvio che lui ha dato le caratteristiche di questo giocatore sono quelle, però da qui a dire che tu hai trovato un giocatore importantissimo ce ne corre tutto. Ad esempio, l'eventuale arrivo di Embalo chiude un po' la strada a Mancuso, che era ritenuto certo, un po' il pezzo
Gioca a destra, Embolo? Più pregiato, sì, Embolo a destra. Embolo. Può darsi che Mancuso si sposti a sinistra. Ma lì Bocci Capone, che lui ha detto che è il miglior giocatore della Serie B, Zeman l'ha detto, e io su questo ci credo, che in prospettiva può essere il migliore. Però è stato già, se andiamo a vedere, Enrico, Enrico, le scelte, no. Le scelte... Un attimo, cosa succede? Andrea? Enrico, giusto, chiedo scusa per l'irruzione, giusto per la felicità di Francesco Di Francesco, che sappiamo è molto social e noi siamo social tanto quanto lui, proprio i due giocatori della giornata hanno postato su Instagram. Questo è Andrew Gravion che scrive primo allenamento con il Pescara, però forse ancora più significativo il prossimo post che vediamo, che è di Ben Ali, che da quello che capiamo si trova in un noto ristorante dei Colli di Pescara, con questo post, con un tiramisù, supponiamo Life is Now Ben Ali, un cuore, gli amici veri sono sempre... si legge appunto nella, nella didascalia, gli amici veri sono sempre al mio fianco, forse un po' il commiato che fa Ben Ali circa questa sua esperienza a Pescara. Sì, non, la notizia la ripetiamo di Ben Ali al Cordone, ora si sta diffondendo anche sulle reti nazionali, ne abbiamo parlato in apertura. Quindi tornando al discorso... No, dicevo Bocciato, scusami Enrico, sì. Così preciso il mio pensiero, perché nel momento di massima forma in cui segnava e ha fatto vincere diverse partite, Capone è stato sostituito con Ben Ali nel periodo di massima forma, non capisco perché. Sì, no, di queste... no, non capisco perché. A parte i giovani c'è questa non bocciatura di Mancuso che potrebbe perdere il posto se Embolo giocasse a destra e Capone a sinistra. E non è un giocatore del Pescara poi Capone, quindi non ha tutto questo interesse a valorizzarlo. Tornando, scusami Pietro, tornando a Monte, allora perché dico che le scelte fatte in estate si sta rivelando... dei problemi, perché se andiamo a vedere le scelte principali in estate erano Pigliacelli, Gans, Mancuso, Proietti. Queste erano le scelte principali. Ora 3 su 4 sono andati via e il quarto l'abbiamo visto pochissimo, non so ancora, io almeno per quello che ho visto non so quanto valga in prospettiva in questa squadra, insomma. William, Francesco è preoccupato, ha paura, ha detto, no? Sì, perché come è cominciato questo mercato, ci stanno ancora 16 giorni di mercato, siamo a 5 giorni dalla ripresa del campionato, è arrivato solo Gravion, Embolo non si sa quando arriva, se arriva. Un esterno arriverà, se non sarà Embolo sarà Falco, vediamo. Benissimo, ne sarà un altro, però intanto è già ripreso il campionato. Sì, tre partenze importanti, ripeto, tre partenze importanti. Ah giusto, ah, bravo, giusto, che Ben Ali, bravo, dimenticavo Ben Ali. Ben Ali, Gans e Pigliacelli, Gans e Pigliacelli, come hai detto tu, purtroppo non hanno giocato, Ben Ali ultimamente ha giocato sempre, ma poi ripeto, con tutte queste trattative, se sono trattative, se ci saranno offerte, magari c'è un'offerta economicamente vantaggiosa per il Pescara, allora gli togli quel giocatore e poi però devi sostituire e si fa una mezza rivoluzione. Io mi auguro di no. Però sono un tantinello preoccupato. E William, sarò pessimista. È d'accordo sul fatto che bisogna seguire le direttive dell'allenatore? Ma sicuramente, questo perché una volta funzionava così: il presidente, la società assumeva un allenatore, gli diceva questi sono i giocatori, forma la squadra e fa il campionato. Cosa che avviene tutt'oggi, è un po' dovunque. Beh sì, Zambarini sicuramente non è che stia alle richieste di Zeman o di qualche altro allenatore. Meraviglia che Zambarini ancora non chiude una stanza tedino e dici molti dimagriscono di 15 kg, fammi togliere. Zambarini a Pescara, dopo Frosinone, Zeman non sarebbe stato più l'allenatore del Pescara, parliamoci chiaro, perché le avvisaglie erano veramente preoccupanti. Stavo dicendo che questo problema di Zeman, che debba essere accontentato, io credo che è giusto anche. È giustissimo, non giusto, perché se tu lo confermi, tenuto conto del fatto che ha fallito, è stato un flop l'inizio del campionato, da luglio ad oggi praticamente non abbiamo una squadra titolare, allora è ovvio che
se vuoi riparare, lo mantieni, numericamente non è stato il flop. Lo tieni. Se è vero come no, tu, momento, momento. No, no, prego. Ma devi vedere, guarda, abbiamo vinto le partite e la maggior parte dei punti abbiamo fatto alla Rumignani, non alla Zeman. Sì. Tant'è vero che lui si è lamentato un solo gol con il Parma, un solo gol con il Carpi, insomma, non è la sua squadra, no, lo vedono tutti. Per altri giocatori, il mio giocatori diceva, non io, c'è peggior sordo di colui che non vuol sentire. Aspetta. Ho detto numericamente, sì, ossia sì, con i capito. Punti, non ti ho detto sì, i punti arrivati con Zemallandia. Sì, ho capito, però tu, capito. Ma tu confermi. Non ho detto che sono morto. Aspetta, ma fammi finire di parlare. Allora, se tu vai a vedere, i punti li abbiamo fatti con il gioco autonomo dei giocatori. Ho capito. Perché? Perché i giocatori hanno detto... Noi non riusciamo a fare Zemallandia, esatto. Però noi dobbiamo essere onesti nei confronti della società e anche di noi stessi e dobbiamo giocare, chiunque giochi dobbiamo essere equilibrati, non squilibrati, non dobbiamo fare tutto un questo discorso, tutto il suo discorso ci te l'ha detto che l'hai fatto. L'ho visto dai fatti. I fatti hanno parlato, le partite è una parlato. Supposizione tua. No, no, fatti hanno parlato le partite. Caspita. Alla Rumignani abbiamo giocato. Abbiamo fatto un gol e abbiamo vinto. Posso dire una cosa sola per fare. Ma è così. No, però vorrei finire. William, finisci. In aggiunta, una cosa buona per mettervi d'accordo. Allora, l'ho già detto l'altra volta, lo ripeto, voi non c'eravate. 28 punti, 14 punti in 6 partite non zemaniane, 14 punti nelle 15 dicendo. Partite zemaniane. Un gol subito nelle partite non zemaniane, 36 in quelle zemaniane. Cioè, il problema è questo, voglio dire, non è tanto questione di che la squadra ha giocato in un modo. Adesso, per rispondere così, alla tua domanda, lo sappiamo, William, che storie di Zeman prendono. Scusami, Francesco. No, che bisogna chiaramente accontentare la... Però spero che ci si riesca, perché mica li trovi facilmente i giocatori come Insigne, come per fare Verratti, altri giocatori. Allora, voglio dire, però Zeman deve fare una cosa, mi deve promettere una cosa a me di 80 anni. Caro Zeman. Se questo non è soddisfatto degli acquisti che la società farà per accontentarlo, se non sarà soddisfatto si deve dimettere, come a settembre. Ah no, dai. Si deve dimettere. Per far sì che poi... Perché? Perché se lui dice che praticamente non è contento di... Rischiamo un'altra volta da capo ad avere nessuna certezza. No, perché a settembre non si è dimesso, quindi... Lui però dice no, lui dice di essersi dimesso. Adesso che lo faccio, se non gli va bene la squadra, che sta a fare qui? L'ha detto pure il presidente. Se tu non vedi che questa squadra non ti segue, non capisci il tuo tipo di gioco. Lui non chiede molto, chiede tre rinforzi e di sfoltire la rosa. Quindi due dovrebbero con Embalo arrivare, il terzo vedremo. Non è che chiede mai, nemmeno giocatori che hanno un ingaggio d'altra elevato. Parte, d'altra parte non gli si chiede molto, a Zeman adesso non è che gli si chieda di vincere il campionato, gli si chiede di arrivare possibilmente ai play-off. Poi il prossimo anno si vedrà, perché però resta il calcio a Pescara grazie alla società. Guardate Vicenza, che cosa è successo. È successo a Chieti, Lanciano, Parma, eccetera, eccetera. Vabbè, ma facciamo ancora calcio a Pescara grazie alla società. O a Vicenza con 6.800 abbonati. Grazie alla società. No, la società deve essere ringraziata. Ho detto... Perché gli errori poi li fanno tutti. Peraltro la società che non è ricca di proprio, ma sta gestendo in maniera esemplare questo fenomeno del calcio a Pescara. Altrimenti tornando al mercato, che poi siamo nella fase finale, sono operazioni che ovviamente dovrebbero soddisfare Zeman, ma sono anche di prospettiva, perché non sappiamo se Zeman sarà l'allenatore della prossima stagione. Embalo, per esempio, da quello che ha detto il suo procuratore, non sarebbe e non sarà un acquisto per Gravion, sì, perché ha firmato un contratto di 4 anni. Gravion invece ha firmato per il Pescara, quindi se Gravion è un giocatore
se Gravione è un giocatore forte, vabbè, come tutti ci auguriamo, può diventare un patrimonio del Pescara. Ma non, se, è, donna, non lo sappiamo. Ma invece, no, ma non è, patrimonio fino a un certo punto, perché voglio dire, vabbè, Benari però, è stato ceduto e prolunga il contratto fino al 2022, però non gioca con noi, voglio dire. Però Benali è un prestito oneroso. Se tu prendi un giocatore che poi si rivela essere un giocatore vincente, un giocatore forte, che può giocare in Serie B, Serie A, hai sicuramente fatto un affare, no? Rispetto a che se prendi un bidone. Quindi questo potrebbe essere, ce lo auguriamo tutti, un ottimo investimento. Già invece Embalo, da quello che diceva il suo procuratore, sarebbe un investimento più per il Palermo che per noi, perché loro avrebbero il diritto di controriscatto e quindi alla fine andrebbe, se lo valorizziamo, andrebbe ad arricchire poi la rosa del Palermo. Qua se ne vogliono 5-6 di giocatori. No, 5-6 se dobbiamo sfoltire la rosa. Gradimento del non facciamo confusione, quindi tre giocatori. Ma dove li trovo? Altrimenti la rosa non verrà mai sfoltita, no? Se continuano ad arrivare i giocatori. Potrebbe pure che rimarremo così. 8 cessioni e 8. Esatto. Liderio questa sera ti abbiamo coinvolto più come giornalista che non come psicologo, perché sei. Esatto, per questo sto dicendo. In mezzo se rompiamo uno psicologo. Allora William è meno pessimista di Francesco, tu Pietro sei sempre realista, quindi. Allora io la riflessione che faccio è questa, che da quello che stiamo dicendo qua la società sta cercando di mettere a suo agio Zeman con i giocatori diciamo graditi, giusti, no? Sì. Adesso tutto è rimandato, come dire, nelle mani di Zeman. Bisogna vedere se adesso Zeman è in grado di mettere a loro agio i giocatori. Quindi. Però ci sono, lo ripeto sempre, ancora 15 giorni, quindi non possiamo fare un bilancio. Con quelli che ha però, perché c'è la partita di Foggia, quindi sì. Intanto lavora con quelli che ha. E non dimentichiamoci, riprendendo il discorso di prima che faceva pure William, che nel frattempo il Pescara con questo percorso fatto finora, molto altalenante, ha costruito una personalità per tornare all'identità. Ed è una personalità e un'identità abbastanza fragile. Perché la crisi c'è ancora, se non nei risultati come prima c'è sicuramente nel gioco. Basta vedere l'ultima partita. Cosa può cambiare questa identità? Cosa? Come si può cambiare questa identità? Se Zeman in qualche modo cerca di mettere più a loro agio i giocatori che ha, valorizzandoli. Si riprende da Foggia, quindi c'è il ritorno del Boemo allo Zaccheria, partita in un ambiente caldissimo. Che segna molto. Ma becca pure una caterva di gol. È la squadra più zemaniana di quest'anno. Ah, qui è vero. Foggia è veramente una squadra. Quindi può succedere. Cambiato completamente. Hanno 5-6 acquisti. Chi rischia di più, Stroppa o Zeman? Sulla partita, non per la panchina. Beh, sulla partita verrebbe da dire che rischia di più il Pescara, perché bene o male gioca fuori casa. Foggia con il pubblico che c'ha, in casa ha alternato. Beh, non è andato buoni. Molto bene. No, dico alternato risultati buoni, a prestazioni disastrose, perché ripeto, è una squadra, intanto c'è Giussotto, quindi i numeri dicono. Vogliamo oggi, vedere la classifica, oggi, perché non ha tempo. I numeri, ossia i punti ottenuti. William, qua! Sì. I numeri, cioè i punti conquistati sul campo. Eccola qui la classifica. Come? Non mi interessa. Il Foggia è quart'ultimo, c'ha 22 punti. Il Pescara, bene o male, ce n'ha 28. Se tu abbini i punti fatti all'allenatore, io ti faccio questa differenza. Cioè, Stroppa è da 22 punti? No. Stroppa, io non ho seguito Stroppa, nel senso che non lo so. Aspetta, abbini punti alla Foggia, è una squadra che becca una frega di gol. Che stavamo facendo prima, che i punti erano dovuti ai meriti di Zeman, no, pochi punti. Comunque, è vero che la classifica è corta, ribadisco che io ho paura, però oggi i numeri mi dicono il girone che stai a 2 punti grazie dall'ottavo posto, grazie, e stai però anche a 6 punti che sono due per far sì che diventi una stagione più tranquilla, è importante questo avvio del girone di ritorno? Edoardo. Certo che è importante, adesso è la primavera, è il momento decisivo del campionato. No, questo inizio del giorno di torno sì, la primavera. Sì, ma certo, ma tutte le partite, Enrico, no, alla fine, perché ogni faccio punto, questa domanda è perché c'è Zeman in panchina, un allenatore che non è abituato a lottare per il non è abituato a lottare per salvarsi, infatti speriamo che di imbroccare subito dei risultati positivi, ma tale da salvarci
prima possibile e da poter giocare con una certa serenità, perché questa è una squadra che secondo me se va fuori di testa rischia pesantemente proprio per la carenza di esperienza che ha. Però potremmo anche accontentarci di arrivare con questa classifica di 2-3 punti di distacco dalla zona playoff a marzo-aprile, che ne sappiamo, ma magari, una volta che ci siamo assicurati. Ma io mi accontenterei di arrivare con questa classifica alla fine del campionato, tanto i playoff meglio che non li facciamo. L'importante è che quest'anno ci salviamo e che questo campionato finisca prima possibile, perché è veramente un calvario. Io dico, scusa, finché non finisce il mercato non possiamo dire nulla. Ma che può succedere? Ma come che può succedere? Perché ti sei scordato posso quello che è successo in questi anni? Non scherzare. Può succedere di tutto. Già se avesse fatto, per esempio, mi dicevi tra Pescara e Foggia. Se puoi pettinare Bruggo, ma no, non voglio vedere lui. Dicevo, tra Pescara e Foggia, che io dico che rischia molto di più il Foggia. Se è vero che ha preso 8 giocatori, mica si fanno così le squadre. Altrimenti non ci sarebbe bisogno né del ritiro precampionale. Niente, voglio dire. Queste sono anche come le programmazioni. Allora, io il timore mio. Il timore mio è che questo mercato, siccome è già successo non 5, 10, 15 volte, mi ricordo anche gli anni di Cibini, che succedeva così, un anno in cui si decise di prendere Luiso perché doveva rinforzare la squadra, sfasciato la squadra, non c'era più. Per dire, il problema di gennaio è pericolosissimo, dobbiamo vedere come finisce questo mercato. Senza avere delle sensazioni, come se Andrea, che novità abbiamo? Possiamo, io mi auguro che rimanga sempre per andare incontro alle esigenze di Francesco, e restando in tema social e al commiato di Ben Ali, c'è questo simpatico siparietto che abbiamo trovato attraverso l'account di Gaston Brugman, che ha realizzato quella che viene definita una storia su Instagram. Ecco qui, guardate questa caricatura, Ben Ali con una corona in testa. Saluta Bena. E c'è il saluto anche di Ben Ali. Ora non so se si è sentito bene, perché c'era anche la parte audio, però Brugman invitava Ben Ali a fare un saluto a tutti. Sarà il più contento di tutti Ben Ali, no, questa sera, no? Beh, ancora Crotone, dietro in chiusura, cosa ti senti di dire, aspettando sempre gli ultimi 15 giorni di calciomercato? Ma io mi sento di dire che intanto la partita di Foggia sarà importante, perché se lì perdiamo e perdiamo male risalgono tutti i fantasmi, quindi la crisi torna a galla di nuovo. Ma adesso stavo facendo un'altra riflessione che vorrei fare con loro pure. Se fossimo, come dire, risaliti dalla Serie C e non scesi dalla Serie A, noi staremmo dello stesso umore o avremmo gli stessi pensieri che abbiamo adesso? Forse saremmo invece molto soddisfatti e contenti. Certo. Quindi capite quando influenzano le aspettative? Certo. Ma d'altra parte il Frosinone è sceso dalla Serie A, ma il Frosinone non ha sfasciato la squadra. Il Frosinone ha puntato sul nucleo storico di quella squadra, e quella squadra sta per tornare in Serie A. Aveva un allenatore diverso. Tu quando c'hai giocatori in Serie A, che magari in Serie A le cose sono andate male, ma sono giocatori forti che in Serie B possono fare la differenza. Tu, se vuoi vincere il campionato, tu su quelli costruisci la squadra nuova. E se sei un allenatore bravo, tu li valorizzi quei giocatori là in Serie B, capito? Cioè, se tu sei un allenatore bravo, non puoi dire Memusciai non mi serve, Ben Ali non mi serve. Ma per me bravo perché significa non rigido, come stai dicendo. Appunto, guarda. Perché non il Frosinone rigido. Ha tenuto i suoi giocatori migliori, e il Frosinone sta per tornare in Serie A. E se torna in Serie A non farà la stessa fine che ha fatto la prima volta. Insomma, per chiudere, William, tu aspetterai la telefonata di Zeman a fine calciomercato? Per capire se è soddisfatto o meno, ma se non è soddisfatto, se è soddisfatto, tu sarai soddisfatto. Beh, se è soddisfatto, io ho molte speranze che si possa far bene, o perlomeno che non ci siano patemi d'animo. Vogliamo saperlo anche noi della telefonata, poi ci aggiornerai? Sì, il numero di telefono mettilo in sovraimpressione. Ci aggiornerai se sarai soddisfatto. Grazie a Francesco Di Francesco, Edoardo De Blasio, Pietro Litero, grazie. Antonio De Leonardis, grazie. Grazie a William, ci richiamerai dopo la chiamata. Grazie Andrea Costantini. Ciao, buonasera a tutti. Grazie, ci vedremo lunedì prossimo. Grazie a Roberto Pulimanti della Pubblivideo e Gaetano Terio della GT Fotovideo con Stefano Recanati. Grazie per averci scelto.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.